possiamo dire che il bloccaio è finito oppure no? Qualcuno se lo augura, qualcuno lo teme. Il tuo punto di vista su questo? Io questo libro, questa sera è la 55esima presentazione che faccio in giro per l'Italia e devo dire che a tutte le presentazioni mi hanno sempre fatto questa domanda. Quindi c'è chiaramente da parte della sinistra di classe in Italia, dei compagni della solidarietà con Cuba e per la rivoluzione cubana, c'è, come dire, una certa attenzione rispetto a questo tema qui. Naturalmente i giornali, diciamo i mass media, ci hanno raccontato che il blocco a Cuba è finito, che Barack Obama ha levato. Purtroppo non è così, non è così, il blocco permane, il blocco noi lo chiamiamo blocco, a Cuba non lo chiamano blocco, a Cuba lo chiamano genocidio, perché è un tentativo, una guerra, una vera e propria guerra economica e non solo economica contro il popolo cubano, quindi questo è uno strumento tra i peggiori utilizzati dall'imperialismo americano contro Cuba e permane come una spada di Damocle sopra il popolo cubano. Naturalmente e la rivoluzione cubana, i suoi leader, Raul Castro, Fidel, hanno detto che se devono riprendere le relazioni diplomatiche come esistono con qualsiasi altro paese, devono partire da una base concreta, levare il blocco e restituire la base militare occupata illegalmente del territorio di Guantanamo, la base militare in cui tristemente nota alle cronaca per le torture che ci sono state dentro, le violazioni dei diritti umani da parte degli Stati Uniti, quindi la restituzione a Cuba di un pezzo del territorio che gli appartiene, che viene occupato dagli Stati Uniti illegalmente. Queste sono le basi da cui partire per riprendere il dialogo con gli Stati Uniti. Quindi tutte le altre cose che ci arrivano qua sono distorsioni e sono a volte vere e proprie menzogne, come ad esempio questa qui del blocco, insomma. Il libro è Geografia del desiderio di Roberto Vallepiano, e in cui ho trovato anche delle consonanze, perché siamo nati nella stessa città, Ventimiglia, una zona di frontiera, come è poi di frontiera questo libro che ha scritto Vallepiano, perché si pone effettivamente al confine di diversi generi in modo anche ambizioso, quindi con anche il rischio ovviamente di alcune ingenuità, però sicuramente un libro autentico che appunto attraverso vari registri interseca la geografia di Cuba e anche la geografia di questi anni, dei tanti che hanno cercato di mantenere viva la memoria di resistenza di questo popolo e del socialismo cubano, e lo interseca appunto con anche quello che ne hanno percepito i movimenti da Genova in poi, perché per esempio racconta anche il viaggio fatto con Heidi Giuliani, la madre di Carlo Giuliani ucciso a Genova, a Cuba, e tutto il grande ricordo di solidarietà che Cuba ha restituito a Carlo Giuliani, anch'egli un simbolo di resistenza nel nuovo secolo. E la memoria del grande Novecento, il secolo delle rivoluzioni, invece resta una straordinaria cassetta per gli attrezzi da dissotterrare per utilizzare e costruire qualche cosa di non ipocrita, come invece cercano di farci credere oggi, dicendoci che destra e sinistra è la stessa cosa, che il nemico non esiste più, e intanto abbiamo ricominciato in pieno un nuovo secolo di barbarie in cui sembra che non ci siano responsabili, invece i responsabili ci sono, e come. A noi ci hanno raccontato la fine della storia, che col Novecento sarebbe finita, queste idee belle ma utopistiche ci hanno raccontato, che si chiamano comunismo, si chiama socialismo, si chiama rivoluzione. Con la fine dell'Unione Sovietica, con la caduta del muro di Berlino, doveva finire questo tipo di paradigma ideale. Grazie a Cuba, grazie alla resistenza indomita, eroica, che non ha precedenti neanche nella letteratura, una storia di resistenza veramente incredibile, grazie alla resistenza di Cuba, circondata da nemici per molti anni, diciamo che quello che ha seminato Cuba si è visto e si sta raccogliendo
negli ultimi anni come patrimonio culturale e politico e ha portato a germogliare nuove esperienze di socialismo, nuove esperienze che si chiama il socialismo del XXI secolo, quindi nuove forme di socialismo legate a quei territori, ricordiamo il socialismo della Pachamama di Evo Morales in Bolivia, e la rivoluzione sudadegna dell'Ecuador, i sandinisti in Nicaragua, un ex guerrigliero come Mujica che diventa presidente di un grande paese come l'Uruguay, e ricordiamo il Venezuela, naturalmente, il Venezuela socialista rivoluzionario, perché prima con Chavez, un militare figlio del popolo che lancia questa idea unificante dell'ALBA, cioè di veicolare non tanti paesi separati, ma tante forme di socialismo diverse che si uniscono in un'unica forma. E diciamo che adesso c'è Maduro, cioè uno che guidava gli autobus va a guidare un paese, quindi c'è anche una forma di classe, cioè il discorso noi purtroppo abbandonato spesso e volentieri a sinistra è che questi presidenti arrivano dal popolo e rappresentano il popolo, cioè la classe operaia che si fa governo, e quindi tutte queste esperienze sicuramente presentano delle contraddizioni, perché sono esperienze rivoluzionarie ma che passano per via elettorale. Quindi negli ultimi mesi sicuramente questo processo rivoluzionario ha subito due grossi colpi: da una parte l'Argentina non c'era un governo rivoluzionario, però c'era un governo progressista che faceva parte di questo blocco di cambiamento all'interno di sovranità e di antiimperialismo all'interno dell'America Latina, e soprattutto la vittoria della destra di filo USA, della destra fascista appunto Venezuela. Questo è un colpo duro, però sicuramente secondo la mia analisi il popolo venezuelano e il processo rivoluzionario si è seminato bene in questi anni. Secondo me ci sono gli anticorpi giusti per reagire e per incanalare di nuovo verso, insomma, quella strada che ha seminato il presidente eterno Hugo Chavez, e sono sicuro che i prossimi mesi presenteranno delle ottime sorprese anche per noi, insomma.